Ciao a tutti, sono Federico di Botmasters e oggi parliamo di muffa. Allora, questo gommone è qui per altri motivi, abbiamo fatto dei lavori e ieri salendo in coperta ho visto che verso prua c'era questa situazione qua. Sui tubolari, come vedete, c'è un'infestazione di muffa. Idem sull'altro. Vedete? Che poi sparisce verso poppa. Vedete? E poi non ce n'è più. Allora, colgo l'opportunità, l'occasione di questa muffa per fare un video, così andiamo a vedere insieme come facciamo noi a eliminare definitivamente la muffa. Ho visto sui vari forum, Facebook, tante conversazioni su questo argomento, chi usa un prodotto, chi usa un altro, i metodi della nonna, di chi ne ha più ne metta. Allora, ci sono i prodotti professionali, usate i prodotti che ci sono in commercio, che sono studiati apposta da gente che te li garantisce e senza andare a fare tentativi strani e obsoleti. Allora, noi andiamo a utilizzare oggi dei prodotti della Iosso. Andiamo a utilizzare il decappante e un antimuffa, quindi sono due passaggi, poi vediamo un attimo dopo, due passaggi per eliminare la muffa. Prima il decappaggio, la pulizia profonda dei tessuti prima di dare l'antimuffa, quindi l'antimuffa riuscirà a penetrare meglio all'interno del tessuto, a lavorare meglio e non spruzzare l'antimuffa sullo sporco. Quindi, primo passaggio in assoluto, il decappaggio. Io fino a qualche mese fa utilizzavo anche lo Smafex. È uguale, ragazzi, sono tutti e due ottimi prodotti. Non ho visto grandi differenze, quindi va bene anche lo Smafex che noi ancora vendiamo sul sito. O Smafex o Iosso Raft Mold fanno la stessa cosa, sono antimuffa. Quindi due passaggi, decappaggio e antimuffa. Allora, la muffa è un fungo che si forma, diciamo, in che condizione? Il suo habitat è l'umidità, il calore e soprattutto la condensa. Ecco, questo è l'habitat per eccellenza della muffa. Quindi, facciamo un esempio. Quando c'è il rimessaggio invernale, dove i gommoni vengono coperti sigillati con teli non adeguati, non traspiranti e lasciati anche in ambienti umidi, all'interno del gommone, non essendoci ventilazione, si crea condensa. Questa condensa ovviamente dà sfogo alla muffa. Ma la stessa cosa succede in casa, anche sulle pareti di casa, nel bagno, dove c'è umidità, dove non c'è ventilazione. Non è solo il discorso del gommone. Quindi, una delle cause sicuramente le più certe è la mancanza di ventilazione nel rimessaggio, quindi crea l'effetto serra all'interno e dà il via alla muffa. Un altro motivo è anche che la crema solare tante volte penetra nel tessuto, usando il gommone, sfregando con la crema solare, penetra all'interno e può generare anche lì, può dare problemi. Quindi il consiglio è, ma non solo per le creme solari, ma in generale, anche per evitare la muffa, è di fare un po' più di manutenzione ai gommoni, di lavarli non col decappante, attenzione, non col decappante perché il decappante è un prodotto aggressivo che va bene per fare un lavoro definitivo di lavaggio profondo. Adesso poi vi farò vedere, per dire la Iosso fa un detergente quotidiano, si chiama 123 Via, che è stupendo per il lavaggio quotidiano. Dopo che ho usato in mare o in acqua salata, io do una lavata e si può anche non risciacquare. È un prodotto straordinario. Quindi anche più manutenzione. I gommoni non vanno abbandonati lì, il tessuto soffre. Insomma, quindi più manutenzione c'è al gommone, più cura con i prodotti e meno vedrete che si verifica muffa. E soprattutto, ecco, una cosa importante è che quando esce la muffa, di fare subito l'intervento.
perché poi la muffa penetra sempre più all'interno e sarà sempre più difficile da rimuovere. In alcuni casi la muffa non si rimuove più, soprattutto nei colori chiari, perché proprio ormai colora il tessuto. Io ho lì un gommone, dopo vi faccio vedere, dopo magari vi faccio vedere. Il proprietario l'ha trascurato, ha lasciato la muffa lì anni che c'è, lui non ci faceva neanche più caso, e purtroppo non se ne va più via, perché ormai è penetrata talmente all'interno che il prodotto non riesce più a rimuoverla. Ma non solo il prodotto, ma è proprio il colore, ormai la muffa ha colorato soprattutto sui colori chiari. Quindi quando esce la muffa, fare subito il trattamento e vedrete che al 95% delle volte il problema scompare. Allora andiamo al sodo. Il primo passaggio da fare è dare una pulita ai tubolari col decappante. Quindi ci teniamo un secchiello d'acqua, una spugna. Tra l'altro, se volete, sul nostro sito trovate anche delle spugne maxi che sono fatte, le ho trovate da un'azienda che fa molto grandi, non è questa. Sono molto comodo, adesso questa vi l'avevo usata ieri per cercare una perdita. Niente, andiamo a spruzzare il decappante, Rough Decap, sui tubolari. Qua e di là. Andiamo a strofinare bene con la parte abrasiva, con la spugna. Ecco, se volete dopo, oltre a eliminare la muffa, gli potete dare anche la cera. Quindi potete cogliere l'occasione di fare anche il lavaggio del gommone. Visto che va risciacquata l'antimuffa, possiamo anche dargli poi una protezione con la cera che vediamo dopo. Allora, puliamo bene la superficie. È importante il decappaggio prima dell'antimuffa, perché apre bene i pori del tessuto, lo lava, lo sgrassa, in modo da far penetrare poi bene il prodotto. Adesso lo faccio solo qui, Andiamo un po' ad asciugare. Il decappante va asciugato. Guardate che ha lasciato già lo sporco anche, no? Ecco, può essere anche un'opportunità per fare il decappaggio al gommone, fargli un bel trattamento. Quindi un trattamento completo, decappaggio, così ce lo troviamo pulito, antimuffa, risciacquiamo l'antimuffa e poi andiamo a dargli la cera e ci facciamo il lavoro completo. Se no potete dare solo l'antimuffa e poi risciacquare sempre, perché l'antimuffa lascia come un po' una patina di calcare. Ok, una volta adesso lo asciughiamo, se è estate lo lasciamo asciugare un attimo al sole. Allora, dopo aver decappato, vado a risciacquare. Adesso io lo sto facendo all'interno, potete farlo anche con l'idropulitrice, potete lavarlo completamente. Questo, diciamo, è un esempio. Comunque, dopo il decappaggio, risciacquare con acqua il decappante. Io ho cambiato l'acqua, questa è acqua pulita. Ok. Quindi decappaggio, risciacquo e antimuffa. E poi risciacquiamo anche l'antimuffa. Ok, io do un'asciugata per accelerare i tempi. Ok. Una volta che le superfici sono asciutte, andiamo con l'antimuffa, che sia lo Smafex o il Raft Mold della Iosso, andiamo a spruzzare abbondante antimuffa su tutte le superfici.
qua. Su tutte le zone infestate. Adesso dobbiamo aspettare mezz'ora, un quarto d'ora. Non c'è una regola, dipende dalla gravità della muffa. L'antimuffa adesso inizia a penetrare e le macchie iniziano a ritirarsi, a scomparire. Ci può mettere un quarto d'ora, ci può mettere mezz'ora, ci può mettere un'ora. Io a volte su gommoni più gravi lo spruzzavo la sera e il mattino lo trovavo, andavo a casa e il mattino lo trovavo poi perfetto. Allora, anche qui su quante mani vanno date, non c'è una regola, perché la muffa leggera una mano va via. In questo caso magari adesso va via al 50%, fra mezz'ora lo troviamo che è andato via dalla metà, quindi gli diamo un'altra mano, due mani di prodotto, aspettiamo qualche ora e magari gli diamo anche una terza mano. Quindi fino a non c'è una regola, con la muffa va a volte a gravità. Allora, niente, lasciamo agire, non è una roba immediata. Ci vediamo più tardi, adesso lo lasciamo qui, diamo ancora una spruzzata così. Boh. Dopo un po' torniamo a controllarlo. A un certo punto, se vediamo che la muffa è sparita del 50-60%, è rimasta ancora qualcosa, gli diamo un'altra mano, la lasciamo agire e ancora un'altra mano. Sì, stavo guardando un po' in giro e ho visto che, vedete, anche sul parabordo ha fatto tutta la muffa. Ma ecco, questo è quello che vi dicevo prima, perché la muffa praticamente si è concentrata tutta davanti, anche sul parabordo. Perché? Perché è stato appoggiato il telone chiuso, perché al centro c'è la pilotina e quindi il telone non appoggia. Dietro c'è il roll bar, probabilmente qui dove il telo appoggiava proprio ed era anche agganciato, è ristagnata, è proprio fatto un ristagno, infatti sul parabordo probabilmente gocciolava, perché qui sotto non c'è, qui c'è. Quindi avete capito proprio il senso di questo appoggio, di questo telone che è stato mesi chiuso e che l'acqua, la condensa, ha ristagnato proprio qua. Infatti è venuto tutto solo nella zona di prua, proprio dove appoggia il telo. Quindi vediamo anche un attimo la gomma. Stesso discorso del tubolare, andiamo a spruzzare il decappante per pulire bene e aprire i pori. Adesso io poi faccio un pezzettino con voi, il resto me lo faccio io, perché sennò non finiamo più. Comunque, sempre decappaggio. Okay. Asciugo. Ok, e vado a spruzzare il Raft Mold o lo Smafex, quello che preferite dei due che trovate. Abbondanti sempre e lascio agire. Quindi ho usato Raft Decap per il decappaggio e anche per la pulizia del gommone in generale, a parte la muffa. Questo è un pulitore, un decappante in generico, quindi non è solo per il trattamento della muffa, era solo per farvi capire che c'è sempre da pulire prima, da preparare la superficie. Adesso andiamo a vedere un attimo dentro. Allora, siamo tornati in coperta. Intanto io ho rinnovato le gomme, poi faremo un video su un altro gommone che ho lì. Rinnovo gomme, rinnovo bottazzi con i prodotti, facciamo insieme. Allora, è passato un'oretta e mezzo, intanto ho fatto altro e niente, l'antimuffa ha agito, vedete, è andata via praticamente al 99%, è tornato perfetto. Bello, bianco. Adesso l'ultimo passaggio da fare è risciacquare, come ho detto prima. Allora, non è vero. Allora, adesso l'ultimo passaggio da fare è quello che vi dicevo prima, è che siccome questo fungo non è localizzato solamente lì, ma è ancora in giro, ci sarebbe da, per fare un bel lavoro come faccio io in genere e come mi consigliava il Granderino,
cosa faccio? Travaso un po' di, faccio una diluzione al 50%, cioè travaso un po' di Schmafex o il Raft Mold in un altro contenitore al 50%, giusto che ce ne sia un po', e vado quindi con molta più acqua, non puro, e vado a spruzzarla un po' nei gavoni, un po' in tutta la zona, quindi con acqua più, con prodotto più diluito, vado a dare una bella spruzzata in giro, dappertutto, e qui un po' nella zona, perché purtroppo se la muffa, se il fungo è depositato anche sulla vetroresina all'interno dei gavoni, ovviamente viene a tornare. Quindi non basta andare a fare un lavoro localizzato. Io adesso con voi ho fatto questo pezzettino per farvi vedere, ma io in genere faccio tutta una disinfestazione, chiamiamola così, per fare un lavoro definitivo. Sennò poi si deve sentire dire che ma mi è tornata dopo un mese, dopo 2 mesi. Quindi disinfettate, disinfestate più che altro tutta la vetroresina, aprite i gavoni, una bella spruzzata di prodotto diluito, fate il lavoro una volta fatto bene e siamo a posto. Allora, quindi spruzziamo un po' ovunque l'antimuffa diluito e poi, una volta che abbiamo fatto tutto il lavoro, è importante fare quel lavoro dei gavoni e della vetroresina. Quindi, una volta che abbiamo fatto tutto il lavoro, sentite, l'antimuffa crea come uno strato di calcare, una roba un po' ruvida. Quindi andiamo semplicemente a risciacquare bene con acqua pulita, fresca, tutte le parti trattate, non per altro, ma perché lascia proprio la patina, una patina ruvida. Quindi ruvida e opaca, tra l'altro. E niente, andiamo a risciacquare bene. Possiamo anche cogliere l'occasione di lavare completamente il gommone, ovviamente. Una volta che abbiamo risciacquato un po' il prodotto, lo asciughiamo, oppure si asciuga da solo, e possiamo anche passare la cera, oppure non passarla. Io la passo, che la cera protegge, va a idratare il tessuto. Dopo un trattamento così, andiamo a idratarla, a proteggere, cambia anche aspetto. Ok, andiamo a vedere un attimo. Allora, poi adesso io mi asciugo qui l'interno e vediamo un attimo dopo il parabordo, cosa è successo. Sì, sono passati 10 minuti e niente, vedete che la muffa, se è muffa, sparisce. Come al solito, vedete, guardate, via completamente. Sempre risciacquare poi dal prodotto con acqua. È a posto. Poi se vogliamo dargli la cera o lasciarla così. Io adesso gli do la cera e niente, vado avanti con il lavoro da solo, non facciamo un video di 5 ore. Allora, avete visto che quando al 95% dei casi la muffa va via, l'importante è di non trascurare la muffa, ma appena compare fare subito il trattamento, perché come nel caso di quel gommone che ho là, il proprietario l'ha trascurato, l'ha lasciata lì anni con sta muffa, non gli è interessato e adesso purtroppo non va più via. E quindi ecco, appena i primi segnali subito di mettersi in guardia, ecco. Allora, niente, spero sia stato utile. Poi faremo un altro video per la rigenerazione delle gomme e come rinnovare gommone e gomme con i prodotti della Iosso. Allora, ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio come sempre e un caro saluto a tutti, ciao!